va bene, ma, cioè, ma da sola. Vieni, vieni. Bello. Sai perché ha questo in mano? Non vorrei cascare nell'acqua. Ti tira un pugno. Se fossi mi fai take a picture of you. Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Allora, non mi è piaciuto il comportamento dell'ultimo video, ragazzi. Volevo il supporto e invece avevi fatto vincere il vento. I ragazzi hanno detto quello che si sentivano dentro. L'emozione ha vinto sulla tecnica, mio caro Walter Quiet. Te giochi troppo sulla simpatia, no, ragazzi, no, dovevi no, votare no. Le foto, non la simpatia. Io no, sono no. Il migliore e oggi ve lo dimostrerò in questa nuova sfida. Faremo un mix micidiale. Oggi è tosta. Scono shooting oggi è tosta. Più fotocamera analogica, ma non roba raffinata, bensì una macchina usa e riusa, no, usa e riusa. Usagetta e riusa. 36 pose totali, potremmo fotografare chiunque. Quindi sconosciuti oppure degli scorci interessanti di Firenze. La difficoltà è triplice però, Uno, devi trovare persone interessanti o situazioni. Due, approcciarli e vedere se si fanno fare la foto. Non è che tu sei a Gardaland e sotto le montagne russe e fai foto finish. Esatto. E tre, e non vedi chi tu stai facendo. Quindi oggi è veramente una sfida di buio. The blind, difficoltà, blind difficoltà ragazzi altissima. È la sfida più difficile mai fatta nel canale. Qui così scatti così. Come scatta bendà. Bravo. Inizia la sfida. Troppo così. Turistica, commercial. Too much, un po' too much. Too commercial. Bisogna cercare le primizie, le prelibatezze. Però ragazzi ho visto una cosa parecchio interessante. Ci fosse il personaggio giusto, sì. Quella vetrina Swarovski c'ha un LED fenomenale. Bisogna osservare la città con occhi nuovi e diversi. E quindi non dare niente per scontato. Ho appena visto una cosa interessante. C'è quell'edificio lì. Voglio fare uno scatto simmetrico. Io voglio valorizzare la mia città. E quindi già per questo dovreste votare e smettere di votare lui. Faccio una foto simmetrica a un edificio lontano con il verde e l'acqua sotto l'Arno. Non so se vincerò. Sicuramente qualcosa farò. Bene, è partito, sì. È già spedito. Non farlo, anche se penso, non lo fare. Che sarà avvenuto, ragazzi? Chi lo sa? Ora è il tuo turno. Let's go. È passata una ragazza, secondo me era interessante. Però non sei convinto. No, perché hai detto una cosa saggia. C'hai bias. Sono influenzato da luoghi che conosco. C'hai bias cognitivo di residente. Chiudo gli occhi e giro velocemente. E sono in una nuova città. Torna indietro, torna indietro. Aspetta. Devo fare la tecnica dei pendi, dei panni che devo fare. Ma dove torna? Sta arrivando. Ma vola in alto. Se torna è tuo. Se torna qui c'è anche il fratello. Eccolo. Sto tornando. Eccolo. No. È andato via, non capisco. Bello. Vieni. Eccolo. No, fa cagare ragazzi. Povero gabbiano, non ti sei fatto fare la fotografia. Lo beccavo preciso con il cielo. Se lo beccavi preciso in volo con il cielo veniva National Geographic. Ma avresti aspartato subito. Però non c'è. Da che... una dovete partire, se non siamo alla Fashion Week. Che altro questo? Qui non le ritrovi le stesse persone. Questo lilla, questo coloraccio brutto. Ma sei tutto che era bellino, vai a dirglielo, vai. You have a beautiful shirt. Magari italiana. So cosa fa di fare. Forza! Provo, mi tira un pugno. Sei pronto per scattare? Sì, sì. Hi. Hi. Is it possible if I take a picture of you with the sun behind you? Yeah, so sure. to have a little bit some. Sure. I don't know. We can try. Just tell me what you want me to do. Just come here in the middle of the right? Me too. One shot. Shot one kill. Perfect. Thank you very much. Good luck with your video. Il vento c'ha sempre culo. Ce l'era contentissima. Non vedeva l'ora. Era troppo carina lei, sorridente, presa bene, quindi devo scattarla anch'io, ragazzi. Andiamo a vedere cosa succede qui. Eh sì, tocca di nuovo al vento. Ah, cioè, è vero, tocca. Sì. Però c'è da dire una cosa, ragazzi. Il vento, non essendo tecnico, avrà fatto un errore. E cioè ha scattato preciso che c'era la mandria di gente dietro. Ce l'avrai pieni lo sfondo. Perché non fai lo sfondo sfuoco con questa macchina. Ho sbagliato. Spero nella luce del flash del sole. Speriamo, dai, vediamo che è venuto fuori. Now it's good. Da dietro le foglie, da maniaco proprio. Da guardone. Se ci pensi ci sta bene da dietro le foglie una foto. Sì, cosa sembra? Quadro francese, impressionismo. Però glielo devo dire, impressionismo, guys, ragazzi. Glielo devo dire, prima una picture, perché sono sicuramente un maniaco.
Daniel controluce, amico mio, vero? Era questo che volevi dire, eh? No, ragazzi, non volevo dirglielo, non volevo dirglielo, evento ha capito, deve scattare il controluce dietro. Ma secondo te non venga tutto bruciato questa cosa? C'è solo una cosa che è sicura con questa macchina. Che non sai cosa esce fuori. Esatto, non c'è certezza. Questo è il rischio alto livello. Ma te che sei più esperto, una luce così forte di... Allora, non ti verrà bruciata, ma ti viene dei flare un pochino strani. Però, se ricercati, fanno sta bene. Stiamo guardando, Vado, eh. Ragazzi, scusate, parlate italiano? Sì, sì. Mi dispiace se faccio una foto a voi mentre fate i cazzi vostri da qui. Va bene. Tutti d'accordo? Forse per il pubblico minorenne è meglio che metto la mano. No, tranquillo, vai tranquillo. Grazie, eh. Ah, ma non fate casa a me, fate... Va bene. Ora asco nell'acqua. Non vorrei casca nell'acqua. Ragazzi. Tecnica del guardone, ragazzi. È difficile, non si sa cosa verrà fuori. Che è successo con la tecnica del guardone? Non si sa bene che cosa verrà fuori. Ce l'ha fatta, a fare la foto da guardone. L'ho fatto. Grazie. Cavolo, non ho tirato la pancia. Siamo venuti bene? Insomma, la tecnica del guardone hai adottato, eh? Il bello di questa foto quale dovrebbe essere? Gli spernacchi delle piante ti fanno da sfondo come tipo cornice. Però essendo analogica non sai se hai preso realmente solo una porzione o tutte le piante e ingettato, capito? Quindi vedremo. Hai rischiato grosso. Ho rischiato. Hai deciso di rischiare tutto. Vedremo. Sai perché ha questa in mano? Perché? È perché mi è capitato di vedere qualche tuo video. Ormai da anni. Grandissima. Ciao ragazzi. Guarda quella col kimono blu. No. Quindi tu proprio hai deciso di organizzare uno shooting durante il compleanno? Sì. Grande. Stare insieme e entrare in intimità con i miei amici in una maniera diversa. Figo. E quindi niente, mi sembra era a casa lei. A voi, a voi. Lei sta figo. Ma ha detto Valentina di farti una foto. Ma lui ha imparato le basi della fotocamera, eh. Vergogno un pochino. Ma che dai, oggi è compleanno shooting. Sì, proprio te, no? Lo sto kimono. Bello, eh. Una merda. Fai 20. Attenzione. Faccio un pic. Federica. Non posso fare una foto? Sì, certo. Allora, scusa, c'era visto quel vestito rosa. Sarebbe di non farlo con quello sfondo celeste. Va bene. Una cosa un po' particolare. Con questo vestito shocking, rosa shocking, questo celeste si va a creare un contrasto di colori. L'idea è, se ti metti qua, 3, 2, 1, via. Al via fai un tipo un salto così. La senti? Con questo ti devasta, eh. Prova a saltare. Di qua no. Un po' più in alto ce la fai? Vabbè. Prova. Brava. Così. Vado, 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tu mi dai sempre del filo da torcere. Appena io ho un vantaggio, te subito recupero. Questo scatto non posso dire nulla. Questo scatto spacca. Vedi cosa è venuto fuori, dai. Ora il trucco secondo me è sfruttare questa macchina. Io ho già fatto uno scatto ora alle bandiere colorate. Qualcosa di più minimal, più easy. Io per questa macchina qui dietro avrei trovato il soggetto? Il soggetto giusto. Però è a un tavolo abbastanza lontano. Bisogna avere se ha voglia di venire. Aumenta sempre di quella difficoltà. È un ragazzo con gli occhiali da sole moderni, tipo Versace, con un giubbotto di pelle, c'ha un po' di tatuaggi. Stiloso. Starebbe bene con la macchina. Ci starebbe bene. Duro, così, braccia conserte. Duro. Proviamo se ha voglia di venire, vai. Sarebbe il capotavola di quel tavolo lì. Fammelo vedere per bene. Allora, in questo caso abbiamo più persone allo stesso tavolo, quindi è più imbarazzante entrare. Però con la mia solita faccia di culo. Ormai entri, ci hanno guardato tutti, devi entrare. Ciao ragazzi, c'è una sfida fotografica tra me e lui. Sono grande? Io? Sì. Te sono grande. E poi volevo lui che fa la foto. Io ho detto ora, vi vedo le foto facilista. Grande. Oh, lui mi ha detto, ma posso fare una foto? Ragazzo a tavola, fa quattro questi occhiali stilosi che devo fargli una foto. Apposta. Posso fare una foto davanti alla macchina? Non sono fotogenico, eh. Non ti preoccupare. Ci pensa noi. Ci pensa noi. Mi si riporta subito, ragazzi. Mi attacchi un po' in imbarazzo. Non ti preoccupare, nel centro totale, sì. Poi a destra proprio meglio. Mi chiedi da un filaggio un po'. No, te con le braccia così, sì. Un botto così, sì. Poi più a sinistra. Andiamo in chiudere fuori, eh. Aspetta, ora ne approfitto per farti anche un ritratto. Grazie mille. Vai. Ciao. Mi incuri tutti i soggetti delle foto, cazzo. Io ti incuro i soggetti, però io c'ho il vantaggio, sono tutti i ragazzi che mi seguono. Quindi caschi in piedi.
Vinci sicuro, quindi c'è anche una percentuale di merito mio, ragazzi. Che Dani fa i video e poi lui usufruisce di questi benefit. Vorrei prendere questo oggetto lì, però siccome è sdraiato non so se avrà piacere. Cioè, lo sbatti è importante. Fallo andare lì dove c'è queste foglie, vedi? Tra le canne? Tra le canne. Sfondo classico, canne, texture verde dietro, lui davanti. Con questo occhiale, con un cicchino. Provo, Se no giochi di banano. Mi fa cagare a me sto banano. No, cazzo, tutto il giorno ero più mi sfrassi il cazzo con questo banano. Fale, dai, banano. Il banano è banale. Oh, ragazzi, English? Scottish. Right, yes, of course. We are making a photography challenge against me and that man with the cap. You are interesting. Can I maybe take a picture of you? Okay. Of you, yeah. Okay. The only thing is I would like to make you a picture. Is it possible? To go down there? Yeah. How would that? I stole your boyfriend. Just for a second, okay? We stole your boyfriend. I have to break his house with this shot. You can come here, just here in the center. Yep. I'm going to take you a portrait, okay? Yeah. Just smoke if you want. Okay. Good. Thank you very much. Thank you. Ah. Foto è stata fatta. Vedremo. Cazzo, vedi, oggi è la tua giornata fortunata. No, perché today is your day. I see things, vedo cose. Sì, poi c'hai le persone prese bene, disponibili. Sì. Skill communication. Skill communication I have. Ragazzi, per fare foto a sconosciuti ci vuole skill communication. Coraggio, trovare lo spot giusto e la riuscire persona. A convincere la persona giusta e trovare la persona. Devi riuscire a spostarla da un punto A a un punto B. E non è facile. Non è semplice. Perché in questo caso era troppo sbatti. Avrei detto no, così stavo lì. No, esatto. Sto godendo la mia vita. Esatto. Non mi il cazzo. Esatto, sono in vacanza. Esatto. E invece devo trovare un'idea migliore, ragazzi. If you want to win, you have to have your face like your ass. Facciamo il culo. C'è un controluce o il polline. So we keep moving along. Dropping down a cabo in a sunburnt Eldorado. Inglese? Parla italiano? Oh, l'energia gira a favore del vento. Cioè, questa via è una golden hour pazzesca. Con Ferde bastante. Penso che questa coppia si teneva un po' in mano. Era una situazione veramente super romantica. Ho detto, devo scattarli. Poi l'ho chiamati, ragazzi. E lui guardava male. Mi stava sbagliando i pedini, aspetti. Allora, andiamo lì, aspettiamo. Qualcuno passerà, cazzo. Questo è lo spot. Io prima ho fermato una coppia. Mi hanno detto no. E in più dietro l'angolo c'era un malvivente. Dove devi andare? Allora. Oh, non passa nessuno. Sono convinto, se me la dai mano a me, poi la foto la fai te. Ma passa l'energia? Dammi questa, guarda. Come ai vecchi tempi mi si ruppe la compatta, la G7X e te mi desti l'energia? Esatto, proprio quella volta lì. Aspetta un minuto e vedrai. Tomorrow, don't worry. Scusa, potrei farti una foto? Perché c'è una luce fantastica. Certo. A te. Veramente? Sì. Devo fare lo spine. Come cazzo fai? Sei sei d'accordo, appoggiato. Vieni ora insieme. Ragazzi. 21, ho rotto la barriera. Finalmente, dopo 6 ore. Ora sono carichissimo. È tutto un livello di carica. Cioè, quando poi c'hai feedback positivo. Esatto. Cioè, quello lì aveva paura che lo volessi derubare. In più è arrivato il malvivente, voleva aggredirmi. Invece loro, coppia bellissima. Vero? Molto, presi benissimo. Molto bene. Molto, super presi bene. Molto. Così si fa. Quindi, avanti così, ragazzi. Dammi una macchinetta anche a me. Una macchinetta. Ciao, mamma. Ma siete famosi proprio? Hai visto? Ho detto che sono famoso. Ora sono quasi le 20, secondo me è l'orario giusto perché c'è una luce più morbida. In più non trovi la gente frenetica che va al lavoro, esce dal lavoro. Bensì trovi gente che esce fuori una passeggiata. Quindi più rilassata, sì, però più nel mood. C'è anche più malviventi a questo. Anche malviventi. Ci trovi qua? Molta banalità. Vedi, e questo è il bias cognitivo. I bias che sei un local. Guarda il spettacolo, c'è gente arrivata da tutto il mondo per vedere questo. Te sputi sull'arte come sputi sul mare nell'altro video. Sulla bellezza. 21. Non ti demoralizzare ora. Ma ora ho bisogno di un sigurotto alcolico. Che carica alcolica ci vuole? Però sono così. Dai, un sigurotto in siringa di vita così. Bella, però vengono delle foto cliché. Molto cliché. Io sono più per le cose diversificate. E diversifichiamo, come negli investimenti. Diversifichiamo. Poi, se mi trovi anche un soggetto molto particolare. Giacca arancione sta tornando in qua. Ok, ci sta, ci può stare. Dammi la macchinetta. Qui così che non c'è un cazzo di nessuno. Tanta roba. Sta. Vado. Ragazzi, scusate. Stavo facendo un video su YouTube di sfida fotografica.
Un bar. Tra me contro quel quello lì coi capelli. Posso rubarti per fare una foto quindi in mezzo alla piazza? È un piano. Una foto, guarda, è una loggia. Metto lì nel mezzo alla piazza e poi di piazza di. Va bene, ma da sola. Vieni. Ma qualcuno può venire qualcuno? Ma perché sei bene così con questa giacca filosa? Allora, sì, così, perfetto. Brava, ridi. Dai. Anche il suo plan ha detto, tanti auguri. Grazie. Ha imbarazzato la festeggiata, va bene. Grazie, ragazzi. Grazie a te. Cambiamo il nome a sto canale, Matteo Venturi, viene lui, vi diverte, vi intrattiene. Io malviventi e lui le festeggiate. Scusa, lo chiamiamo Matteo Venturi e Walter Quiet, presentano Walter Quiet. Mi sento una coppia bellissima. Grazie. Grazie mille. Una foto mentre disegni. Yeah. Thank you. Non solo belle ragazze, non solo modelle, bensì arte. E l'arte è fatta anche da artisti che disegnano. Ora luce perfetta, ho fatto due punti di vista. Uno di profilo e uno da dietro, di lui che fa lo sketch e l'opera d'arte davanti. Siamo tornati qui davanti a Swarovski, c'ha questa vetrina davanti al luogo del top. Se il vento trova il soggetto giusto, ha vinto. Sono molto concentrato in questo momento. Non ho tempo per parlare. Sì, è un incrocio fortunato per me, perché nel primo sconosciuting qui si trovò una modella spettacolare e altre ragazze bellissime. Quindi incrocio fortunato. Vediamo se ti porterà fortuna anche a suo giro. Sembra a me che per ora c'è parecchia da mangiare. We are making a YouTube video with a photography challenge against me and him with an analogic photography. Can I make a picture of you in just in front of this light? Me? Yeah. How do you want me to pose? Where do I look? Perfetto, thank you very much. Non avevo visto che dietro c'era la cintura. C'è la famiglia. Se la facevi proprio di lato, con la luce così negli occhi, veniva. Questa musica classica. Ragazzi, la sfida continua anche nel garage fino all'ultimo scatto. E tu prova a fumare. Ragazzi, la Bianca modella e il Ventu videomaker. Yo! Che uscirà fuori non si sa. Votatemi per questo, ragazzi. Sono riuscito a far diventare la Bianca modella Pigiate in Wild. Secondo voi chi ha vinto? Faccelo sapere sempre qui con commento. Però non so cosa aspettarmi. Il bello di questa cosa è questo. Un mistero. È un mistero, tipo quella che saltava, no? Sarà riuscito a fotografarla o ho tagliato la testa? Quelli che li ho spiati. Si vede o non si vede solo l'erba? E poi nel prossimo video faremo la reaction. Reaction alle foto. Vediamo le foto in anteprima con voi. Quindi esatto. Le gireremo con voi come nell'altro video. Come le carte del mondo. E vedremo che è uscito fuori, che ragazzi. Che Charizard? Andate a vedere quest'altro video sfida. E ci si vede i prossimi giorni con un nuovo video.